Buonasera, buonasera a tutti. Ok, vedo che c'è qualcuno che si sta collegando. Buonasera. Vediamo se la connessione regge. Ciao Ivan. Buonasera. Un abbraccio. Buonasera Maria, buonasera Maria. Buonasera. Io ho messo un po' di musica, ma non so se si sente. O se magari il volume è troppo alto, basta che me lo diciate. Buonasera, ciao Claudio. Buonasera, buonasera. Aspettiamo ancora un po' che si colleghino altri nostri amici. Magari la notifica della connessione arriva dopo. Buonasera Francesca, buonasera Marilena, ciao Sabrina, buonasera, buonasera a tutti. Sono onorata, felice e grata per essere stasera qui con voi. È sempre bello poter avere un momento di scambio. È bello poter chiacchierare ed è bello poter trarre insegnamento da ogni storia. Buonasera. Saluto anche le persone nuove. Le nostre dirette sono un momento veramente libero, in cui ogni persona si sente, vorrei, si sentisse libera di esprimere il proprio sentire, nei limiti dell'educazione ovviamente, senza offendere nessuno. E ognuno di noi porta con sé un pezzettino di energia, sia che siamo vicini nella stessa stanza, oppure grazie, ok, grazie Mirella. Oppure da lontano. L'energia non conosce confini, non conosce tempo, non conosce spazio. Bellissimo Claudio, la vita ci riserva sempre delle nuove sorprese, non importa quanti anni fisici e materiali abbiamo. Ciò che conta è quello che sentiamo, no? La nostra anima. E proprio stasera, il tema di questa sera è proprio la sensazione, il sentire, quanto è importante il sentire e la nostra sensazione. Ciao Anna. Grazie. Grazie. Io lo ripeto, non sono un'insegnante, non faccio le dirette per impartire lezioni a qualcuno. Le uniche persone che possono dare lezioni siete voi, con la vostra storia, col vostro vissuto. Ed è bello poterci scambiare opinioni, sensazioni, idee, domande, perché ognuno di noi vive la propria vita, no? Alle proprie scarpe, percorre quella strada. E noi non possiamo, come dire, giudicare o metterci nei panni di un'altra persona e magari dire io farei così o farei colà, perché non abbiamo vissuto con quelle scarpe la vita di quella persona. E la prima cosa che io vorrei fare insieme a voi prendere proprio qualche secondo di raccoglimento per tutto quello che è accaduto o sta accadendo di, no, di non bello, ok, intorno a noi, e anche se non ci tocca di persona, ci sono momenti, ci sono sprazzi in cui c'è caos, c'è confusione, nel mondo proprio, e quindi abbiamo bambini che soffrono e che
non hanno la possibilità di difendersi. E, è importante veramente mandare amore, mandare serenità, mandare pace. Ognuno di noi lo può fare in ogni momento della giornata. Non dobbiamo aspettare magari la domenica per andare in chiesa o un orario preciso, quando sentiamo dentro di noi abbiamo un minuto da dedicare alle quelle anime, a quelle persone che hanno vissuto, che vivono ancora momenti traumatici, momenti forti, non c'è dato sapere perché succede, non c'è dato sapere purtroppo, perché a pagare le conseguenze spesso sono bambini piccoli, e ripeto, che non si sanno difendere, sono i maestri più grandi, sono i maestri più importanti e si sacrificano, hanno amore incondizionato verso quelle persone che li amano, che li crescono, che li accudiscono. Mandiamo amore a tutti quei bambini che in ogni parte del mondo vivono un momento molto molto delicato, e come loro anche la famiglia. Ok, Chiara, e noi ti siamo vicini, sei una donna molto forte e noi ti mandiamo veramente tanto amore e tanto sostegno, perché non sei da sola. Ci sono persone, vedi, che anche se noi non lo sappiamo, non abbiamo bisogno di sapere, ma l'importante è che il nostro pensiero, che il nostro amore, che la nostra buona parola arrivi, perché l'universo è come le sinapsi che si trovano nel nostro cervello, raggiungono qualsiasi posto. Come dicevo, l'energia non ha spazio, non ha tempo. Ed è importante questo. Detto ciò, buonasera, buonasera, continuo, ringrazio e saluto tutti quelli che stanno entrando in questo momento. Ok, allora è importante stabilire un cerchio, va bene? Così che apriamo questa porta. È la porta, è il ponte, è un collegamento, è un filo di luce che collega noi e loro, i nostri cari che sono nell'oltre. Possiamo chiamare multiverso, possiamo chiamarlo dimensione, possiamo chiamarlo mondo, possiamo chiamarlo come vogliamo. L'importante è che lo riconosciamo dentro di noi. E sappiamo che i nostri cari sono più vicini di quanto pensiamo, ma questo ormai è storia passata perché lo diciamo sempre, penso che chiunque lo dica, lo ripeta costantemente, però dobbiamo anche fare i conti con chi si sta appena, come dire, affacciando, va bene, a questo mondo e che magari è a digiuno e noi non usiamo paroloni. Tutto quello che dobbiamo ricordare, tutto quello che abbiamo, su cui possiamo fare affidamento, siamo noi stessi. Noi abbiamo dentro una natura divina, una natura spirituale, abbiamo una parte divina, una parte che rende qualsiasi cosa possibile. Ed è una parte che va allineata con la nostra persona. Fisica e materiale. I veri morti, i veri dormienti siamo noi, noi nella materia. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare tanto per riconoscere innanzitutto che siamo esseri spirituali e che qualsiasi cosa accada in questa vita è frutto di un qualcosa che abbiamo generato e con cui ovviamente dobbiamo fare tra virgolette i conti, ma non è una punizione, è un rimettere a posto, proprio perché noi oggi non sappiamo precisamente
quello che abbiamo fatto in passato, quello che abbiamo promesso, quello che abbiamo pattuito in un certo senso, e quindi ad oggi, ma come ad ogni vita, noi ci troviamo a riequilibrare, è un regolare, un riequilibrare, e a volte, anzi no, a volte spesso, non lo si fa per se stessi, ma per l'altro. Ci sono casi, anche tragedie, che hanno un filo conduttore con quello che è un rimettere a posto. Grazie Deborah. Ciao Susi. Allora, come molti di voi già sanno, ogni tanto mi piace ascoltare, in questo caso leggere, le vostre opinioni, le vostre domande. Non mi piace fare il monologo, ecco, non mi piace parlare da sola. Mi piace che si possa intavolare una discussione, mi piace che ci siano anche dei pensieri diversi, perché la verità assoluta non c'è. Ognuno di noi, come dicevo prima, ha sperimentato qualcosa e continua a sperimentare qualcosa in questa vita, e insieme possiamo magari trovare un altro punto di osservazione, perché, lo ripeto, le storie di tutti sono importantissime. Le storie di altre persone, anche dei passanti, anche di qualcuno che noi siamo così arrovellati nella nostra vita, che quasi ci dimentichiamo, no? Che senso abbia la nostra vita? Ci ricordiamo di un giorno? Magari, perché spesso le persone che hanno delle perdite terrene, dei lutti, si avvicinano a questo mondo proprio perché sono disperati, perché è l'unico modo, altro modo che la ragione non riesce a comprendere. E quindi si dicono: ok, io sto impazzendo, ma era l'unico step che potessi raggiungere in un momento di dolore così grande. Io vi invito ad andare oltre tutto questo. Come già abbiamo detto anche altre volte, avere consulti va bene, poter recarsi. Poter avere un consulto da un medium, poter riuscire a mettersi in contatto con i propri cari attraverso un'altra persona, va bene, purché sia fatto in maniera etica, in maniera pulita, in maniera sincera, in maniera onesta. Detto questo, ognuno di noi deve imparare e può imparare a collegarsi con quella parte di sé, dell'essere proprio, quella parte così nascosta, così quasi non dimenticata, ma sepolta dentro di noi, che immaginate il nostro sé come una piccola biglia di vetro, ma di una potenza e di una luce infinita. Prendiamo consapevolezza che noi siamo anche questo. Quindi se è bene ricordare che quando ci immergiamo nella materia lo facciamo per uno o 100 motivi, e dobbiamo imparare ad essere bravi esseri umani. E in questo momento siamo, non proprio solo in questo momento, forse da migliaia di anni ci stiamo provando a migliorarci come esseri umani. E quindi abbiamo bisogno di continue prove, di continue sfide per riuscire a migliorare quest'essere umano, quest'umanità, ok? E dall'altro dobbiamo comunque ricordarci che oltre all'aspetto fisico e materiale abbiamo un qualcosa di grande, di potente, di infinito, di inesauribile, meraviglioso dentro di noi, custodito, sepolto, e a volte per riscoprire questa scintilla che è dentro di noi ci ritroviamo davanti prove difficili che sembrano insormontabili, che sono veramente calci nel sedere, ma sono necessari affinché
apriamo gli occhi, scendiamo da quel piedistallo su cui ci siamo messi da soli o che ci hanno messo, smontiamo un pochino quest'ego e incominciamo un attimo a fare chiarezza, a farci domande. A volte forse saranno più momenti in cui non avremo risposte, ma ci faremo domande e faremo domande. Perché, ok, molti di voi, molti di noi comunque stanno affrontando un tragico dolore e non sanno come andare avanti. Allora, immaginate che la vostra vita comunque va avanti, quindi vivete nel dolore, nella disperazione, nella rabbia, nei sensi di colpa, nella frustrazione più totale, ma allo stesso tempo la nostra vita va avanti. Però noi restiamo incagliati perché abbiamo una zavorra e ce la trasciniamo con fatica, perché non riusciamo a liberarci, non riusciamo a staccarci, perché diamo la colpa a qualcuno, perché diamo la colpa a qualcosa, che in questo processo è anche normale. Non c'è un modo uguale per tutti, non c'è un vademecum, non ci sono istruzioni su come affrontare il dolore, su come contattare i nostri cari dall'altra parte. È un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Ognuno ha la possibilità che ha un altro. Non esistono privilegiati. Allora, mettetevi in testa che il medium non è privilegiato. Non è un prescelto, almeno io non mi sento così. Ci sono come punti di forza, punti di debolezza anche, ma c'è una percentuale, va bene, di sentire che ognuno ha dentro. E questa percentuale noi la dobbiamo sfruttare al meglio. Quando siamo pronti, quando siamo consapevoli, decidiamo di aprire una porta che innanzitutto viaggia di pari passo con un po' di disciplina, perché noi possiamo scegliere come agire sempre, in qualsiasi momento. Noi tutti quanti siamo bravi perché non abbiamo mai penso, ucciso nessuno, va bene, però non ci rendiamo conto che spesso si può uccidere con il silenzio, con l'indifferenza, con una parola, ma noi non uccidiamo, siamo brave persone. Allora, quindi uscire dalla propria zona di comfort, incominciare a modellare un pochino, no? Quest'ego, mettiamoci con un bello scalpello e martello e cominciamo a lavorare un pochino intorno a quest'ego, che a volte si apre come un paracadute perché ci salva, magari con una paura oppure con una reazione, ok, anche eccessiva, però in quel momento ci salva. Ma altre volte invece questo ego trova cibo, trova spazio, e quindi si fa sempre più grande. Allora dobbiamo trovare una giusta misura. Ecco perché è importante essere consapevoli di quello che si fa, di quello che si dice e di quello che si pensa e sui social ne vediamo di ogni. Basta un post, basta una notizia anche di un giornale e via. Si scagliano pensieri, ma si sentono come se fossero frecce, come se fossero proiettili, eppure non stiamo usando armi. Allora, quando ci sono anche delle vicende tragiche che vengono riportate da giornali o quello che sia, bisogna usare discernimento, bisogna non dare tutto per vero e tutto per scontato. Bisogna trovarsi anche in disaccordo, in disappunto su alcune questioni, perché noi dobbiamo porci delle domande. Essere
giudizievoli, quindi la prima cosa che noi facciamo è giudicare, sempre, a priori. Se io vedo una persona che è in un contesto, magari, faccio un esempio, ha delle scarpe particolari che non sono consone alla situazione, un vestito particolare, non adatto alla serata o così. Bam! E la mente subito fa, ah, ma che? E comincia ad etichettare, a dare dei giudizi. Questo succede sempre. Però è importante riconoscere anche questa cosa e fermarti. Cioè, nel senso che, ok, ho pensato questa cosa, però faccio un attimo di marcia indietro. Magari, invece di continuare a infierire, magari posso dire, ok, accetto questa cosa anche se mi fa ridere, però va bene così. Questo era, diciamo, un esempio basato su uno scherzo, bene, su una cosa divertente, ma ci sono anche delle cose più pesanti, molto più forti, in cui si passa subito alla gogna, che può essere mediatica, spesso è mediatica. Quindi noi siamo avvantaggiati nel nostro periodo perché viviamo nel futuro. No, se pensiamo agli anni 60, agli anni 50, no? Non c'era questo uso di internet come oggi. Allora noi dobbiamo un attimo trovare il nostro sentire, il nostro io più profondo, l'essenza del nostro essere in mezzo a tutta questa cozzaglia di cose. Molti chiedono, ma come si fa? Ho visto qualche domanda che qualcuno mi ha chiesto, ma come si fa? Ok, diciamo che se noi dobbiamo trovare qualcosa al buio, la prima cosa che facciamo qual è? Accendere la luce. Allora io come prima cosa devo essere consapevole. Cosa voglio fare? Voglio cercare. Cosa voglio cercare? Voglio cercare i miei cari. Li voglio cercare con tutto il cuore. Voglio stabilire un contatto con loro. Non è per pretendere, è per amore. Quindi questo contatto vorrei che fosse per amore. E la prima cosa che facciamo è accendere la luce della consapevolezza. Quindi nel momento in cui capiamo cosa vogliamo, cominciamo a cercare. E la ricerca parte da un piccolo tassello, un piccolo pezzetto. E man mano, quel tassello si rivela fondamentale. È come una sorta di rebus, no? Dove noi cominciamo a collegare tanti pezzetti per poi scoprire qualcosa che accadrà magari fra 6 anni. Ok, io fra 6 anni avrò una parte di risposta o qualcosa che riscontro dentro di me, qualcosa che ho preso 6 anni fa e che ho collegato insieme ad un altro pezzo grande, un grande mosaico, solo 6 anni dopo. Ed è possibile, ed è possibile. Vorrei raccontare questo aneddoto molto breve. 6 anni fa mi è capitato, non a caso, di sognare un posto, un luogo, di vedere una donna e ricordo ogni dettaglio di questa faccia, di questa donna, tutto, il posto in cui si trovava. Dove si trovava era fondamentale, ok? E sentivo che era qualcosa che non era ancora successo, ma che solo dopo 3 mesi ho potuto appurare. E io mi sono così chiusa e arrabbiata anche perché avrei voluto aiutare quella persona, ma non conoscevo il nome, non sapevo cosa fare. Per tanto tempo mi sono detta, perché mi fate vedere questo? Perché non posso intervenire nel fare questa cosa? Non è giusto. Per me era sinonimo di ingiustizia. Se è qualcosa che arriva dall'oltre ed è un qualcosa di buono, perché nell'oltre c'è il buono, no? Perché mi fate vedere questo? E perché non mi fate aiutare questa persona? Solo 6 anni dopo ho capito che quello non era il momento. Non potevo aiutare quella persona in quel momento, non potevo dire prima niente, perché forse nessuno mi avrebbe creduto, ma comunque era una persona che non conoscevo. E io solo, signori, 6 anni dopo ho
ho incontrato quella persona per caso, perché mi è stata presentata da una terza persona. E non potete capire la gioia immensa che io ho provato nel rivedere questa persona e ad avere poi riscontro di quello che era accaduto, perché questa signora aveva perso suo figlio in un modo molto tragico. E scoprire questo, avere riscontro dopo 6 anni, è stata dura, ma vi posso dire che ho ringraziato l'oltre, perché anche se sono passati 6 anni, mi ha ascoltato. Mi ha ascoltato. Quindi di là sanno bene quando sarà il momento di fare qualcosa, di prendere parte a un progetto. Quindi io non ero null'altro che una porta da cui questa signora avrebbe potuto ricevere una carezza da questo figlio. E magari in 6 anni si dovevano innescare dei processi, bisognava raggiungere una certa consapevolezza per potersi avvicinare e chiedere, anche con un poco di umiltà, no? Perché non è facile. Io lo sento spesso. È la disperazione, la frustrazione che ti porta ad andare da qualcuno per chiedere un messaggio, perché ti senti così inutile e disperato che l'unica cosa che puoi fare è aggrapparti a qualcosa, a qualcuno, anche a una sola parola. Allora lì comincia il pronto soccorso. Io lo chiamo pronto soccorso perché è realmente un pronto soccorso. Ma man mano, bisogna lavorare su se stessi per capire. E allora, quando parliamo di sentire, ci sono esattamente 1, 2, 3, 10 sinonimi differenti di sentire. Allora, sentiamo con l'udito, sentiamo, quindi possiamo ascoltare, possiamo udire, possiamo capire col sentire, possiamo intendere, con il sentire si può percepire, si può avvertire, si può prevedere, si può presentire, si può riconoscere e si può sapere. Ecco perché quando io dico, e forse mi avrò fatto anche una testa enorme, il nostro sentire è importante. Noi veramente nella nostra vita perdiamo tempo in chiacchiere e non ascoltiamo mai. Allora, quando ci troviamo magari a parlare con qualche persona, anche qualcuno che non conosciamo, magari non sono andate al parco e si ferma la solita persona anziana che magari vuole raccontare della sua vita, che vuole raccontare di aneddoti passati. Allora restate lì e ascoltate non solo con l'udito, ma con il vostro sentire, con il vostro cuore e con la vostra pancia. Perché il sentire di pancia è quello che arriva, che non sbaglia. Allora, quando noi sentiamo con il cuore, sentiamo con la pancia, anche se questo sentire passa attraverso la mente, sappiamo che se anche la mente prende un'altra strada, il cuore non mente mai. Non mente mai. E la sensazione che proviamo è forte. E allora ascoltiamola quella sensazione. Qualcuno dice che bisogna assegnarle queste sensazioni. Sì, tutto si basa sull'esercizio. Più ci esercitiamo nel fare qualcosa, più questo sentire si amplifica. Allora, quando sentiamo, quando questo sentire è particolarmente sviluppato, noi non sentiamo solo le cose belle, ma sentiamo anche le cose meno belle. Che possono succedere nel mondo, che possono succedere in casa nostra, che possono succedere anche al di fuori. È un lavoro che si fa su se stessi, ma dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere in grado di affrontare questo, solo se lo vogliamo.
Non si può strappare il cuore e far finta che vada tutto bene, ho bisogno di lui. E infatti, Caterina, non puoi strappare il cuore. E a volte quello che resta, va bene, quando una persona cara parte per il suo viaggio più importante e ritorna a casa, lascia qualcosa di importante dentro di noi, lascia un marchiafuoco, lascia la sua energia, lascia il suo amore, ma non lo fa sapendo che dopo non vi rincontrerete, perché è un atto di fede, è un atto d'amore, è il bisogno è fisico. Il bisogno non appartiene allo spirito, perché lo spirito sa ed è il lavoro che noi dobbiamo fare con noi stessi per capire questo bisogno in che percentuale può andare alla nostra parte materiale. Io ho sete e ho bisogno di bere. Molti, quando si trovano da poco tempo dall'altra parte, e hanno avuto, diciamo, che sono ancora un po' attaccati alla materia, dall'altra parte si riproducono proprio scene di vita quotidiana materiale in cui mangiavano, in cui bevevano e hanno bisogno di tempo per capire che non hanno bisogno di bere o di mangiare, perché lo spirito non mangia, non beve. Quindi ogni persona che affronta questa vita, quindi che può affrontare il percorso della malattia, che può affrontare un percorso difficile anche di tossicodipendenza, quando si va via in alcune circostanze, si va per capire come ce ne siamo andati. Di cosa avevo bisogno, di cosa non ho bisogno, di cosa mi serve. A volte anche questo. Alcuni possono impiegarci tempo a capire questo, altri sentono il nostro dolore da questa parte e fanno più difficoltà a staccarsi dalla materia. Cara Tiziana, non è possibile non sentire più. Molti, molti lo dicono, ma io non lo sento, io non sento mia mamma, non sento mio figlio, no. Voi li sentite, è solo che vi mettete in condizione di non sentire, ma è, come dire, è un'apparenza, non si può non sentire, perché come dicevo prima, bisogna imparare ad ascoltare. Bisogna imparare a capire, bisogna imparare a percepire, perché attraverso la percezione nostra dentro noi stessi e la percezione al di fuori, no? C'è una grande differenza tra l'impressione e l'espressione, perché l'impressione è un qualcosa dall'esterno all'interno e quindi è un qualcosa che si esprime, che si imprime dal di fuori al di dentro, ok? Invece è il contrario l'espressione, perché è un qualcosa che dall'interno esce fuori, quindi dobbiamo imparare ad esprimerci. Quindi accettiamo tutte le nostre emozioni, ascoltiamo, sentiamo, percepiamo le nostre emozioni, anche se siamo nella sofferenza più totale, più grande. Non chiudiamoci nel dolore. Caterina, non è che tu non senti per colpa di qualcuno, non vuoi sentire, ma ti ripeto, il sentire c'è, è impossibile, è proprio impossibile smettere di sentire, anche se io non sono esperta, faccio un esempio, vado in un museo, ok? Guardo un'opera d'arte che può essere un quadro, una scultura, anche una di quelle moderne.
magari io non capirò un cavolo di quello che sto guardando, ma la mia pancia, il mio cuore, il mio sentire sono già proiettati, già riesco a sentire che cosa mi trasmette, se mi trasmette felicità, se mi trasmette serenità, se mi trasmette un senso di tumulti, se mi trasmette invece il contrario, no? Un po' di paura, un po' di timore. Allora facciamo, osserviamo anche la natura intorno a noi, osserviamo, restiamo un po' più immersi nella natura, anche se guardiamo, anche guardare il cielo, anche se è nuvoloso, impariamo a sentire. Ecco perché dicevo l'importanza del sentire, l'importanza delle nostre sensazioni, perché noi attraverso l'ascolto, attraverso l'assimilare, sentire, siamo spugne. E noi, ad oggi, che magari siamo persone adulte, abbiamo dentro di noi assorbito tutto quello che fin dal grembo materno ci è stato trasmesso. Molti di noi, tutti, abbiamo assimilato le sensazioni e le emozioni della nostra mamma. E so che è difficile, noi sappiamo come andare avanti, ma è scegliere di volerlo. Questa è la nostra sfida più grande, perché per molti di noi soffrire, me lo merito. E per me non c'è possibilità di fare questo, perché non sono degno, perché è troppo, ma impariamo a fare ragionamenti più semplici, impariamo ad educare la mente a portarci per una strada più semplice, perché è possibile. A volte scegliamo di percorrere strade e sentieri così tosti, perché in quel momento è l'unica cosa che riusciamo a piazzare davanti alla nostra vita. Quando magari prendiamo altre strade, costruiamo altri ponti, e per arrivare a quella fermata, perché non è una meta definitiva e basta, c'è un percorso ad ostacoli, continuo, di ricerca. Non si arriva mai da qualche parte. Quando pensiamo di essere arrivati su in vetta, ecco che arriva la discesa, e allora dobbiamo proseguire. Quindi possiamo rallentare il passo, possiamo fermarci, possiamo raccogliere le nostre forze e possiamo guardare avanti. Allora, Caterina, invece di usare le negazioni che ho visto il ripetere del non, no, ok, mettiti in condizioni di posso sentire e sforziamoci. Perché loro a volte mi viene anche chiesto, sì, però non mi aiutano. Io ho chiesto una cosa, ma perché non mi aiutano? Allora, poverini, loro dall'altra parte ci mettono tutto l'aiuto che possono, ma se noi non siamo, come dire, pronti a ricevere e a dare la spinta, ad accogliere questo aiuto, noi non vedremo mai niente. Quindi se ci aspettiamo che si mostrano a noi per come erano prima, per come i nostri cari in carne ed ossa, con il ciuffo, col capello tutto bello sbarazzino, così davanti a noi in carne ed ossa non li possiamo abbracciare, siamo freschi, perché non arriveranno mai così. L'oltre è sottile, l'oltre è fatto di tante piccole farfalline, delicate, leggere, che con il minimo spostamento d'aria volano. Ecco perché noi impariamo a fare silenzio, impariamo ad agire con calma, impariamo ad ascoltare noi stessi, impariamo a guardare dentro noi stessi e a capire, ok, questa è una sensazione mia, queste sono emozioni mie, questo senso di più, questo senso di surplus di energia, magari che sta arrivando, non mi appartiene, non è mio. Spesso quando abbiamo anche delle reazioni forti, non riusciamo più a distinguere se è solo
una nostra emozione o ci stiamo caricando anche dell'emozione della persona o delle persone con cui stiamo interagendo. Quindi capire questo è molto molto importante. Noi a volte tendiamo a dividere le cose. Siamo esseri spirituali in un corpo materiale e sicuramente c'è un abisso fra tutti e due. Quindi noi dobbiamo trovare il modo di tenerli uniti e di farli viaggiare all'unisono. Come? Mettendo un po' di materia nello spirito e un po' di spirito nella materia. Vorrei aiutare una persona a me cara. Se cari perché non ci riesco, vorrei farti capire come reagire alla vita su tanti aspetti. Bella affermazione questa. Allora, noi vogliamo cambiare il mondo, ma il mondo non cambia perché se anche io faccio parte del mondo e voglio vedere il cambiamento nel mondo, è facile dalla mia parte, no? Mi siedo dalla mia sedia e dico sì, però nel mondo andrebbero cambiate queste cose, queste cose, queste cose, la guerra non ci dovrebbe essere più, è tutta una serie di cose, ma poi guardo nel mio interiore e dico ok, ma tu che cosa hai fatto per contribuire al cambiamento? Queste sono domande che è difficile, cioè sembrano scontate, ma che nessuno si pone, perché sostanzialmente ognuno di noi ha una punta di orgoglio, ha una punta di ego dove dice no, ma io non sbaglio, io non faccio niente. Allora, se noi ci mettiamo in condizioni di ascoltare noi stessi e ci guardiamo da dentro senza giudizio, ma con discernimento, accettare quello che siamo nel bello, nella bella giornata e nella brutta giornata. Perché se noi impariamo ad essere meno severi con noi stessi e meno giudizievoli, impariamo a guardare anche le persone dall'altra parte con occhi diversi. Quando parlate con una persona, domani o quando finirà la diretta, provate a guardarla negli occhi e provate ad ascoltare, a sentire veramente quello che vi sta raccontando. Quella persona vi sta lasciando un pezzetto di sé. Anche quando sentiamo, va bene, persone che magari non sempre ci vogliono raccontare qualcosa di bello oppure di sorridente, e proprio in quel momento, anche quando ci stanno raccontando qualcosa di spiacevole o magari anche una lamentela, noi la cosa che possiamo fare è ascoltare, accogliere quello che loro ci stanno dicendo, ma senza farlo nostro, e mandare amore. Mandare amore perché ognuno trova la sua strada. Che lo voglia o no, ogni persona si trova davanti esattamente quello che deve affrontare con la giusta intensità. Quindi, paradossalmente, non esiste giusto o sbagliato come le scelte che noi facciamo. Facciamo delle scelte, siamo portati a fare quella scelta o quelle scelte. Abbiamo l'illusione, ma la scelta di fare questa vita l'abbiamo già fatta, l'abbiamo già presa. Adesso abbiamo la bicicletta e dobbiamo pedalare, con la consapevolezza che non siamo soli. Allora, scusate, io mi sono persa delle domande. Allora, Sabrina Baraglia, ciao, una domanda. Il fatto di vedere l'aldilà di continuo, sia di giorno che di notte, è una cosa che può capitare? Io ogni giorno vedo tutto questo, anche mia figlia vede persone trapassate. Allora, cara Sabrina, sì, è possibile, certo, ma il consiglio che io ti posso dare è di trovare una misura nel fare questo. Perché avere il canale sempre aperto non va bene. Tu devi vivere la tua vita,
quotidiana, materiale, con tutte le preoccupazioni, bollette, luce, macchina, eccetera, e poi concederti del tempo per accogliere queste persone che magari arrivano o che tu riesci a percepire, a sentire e ad ascoltare ciò che loro hanno da dirti. Ricordate che nessuno può dirvi che cosa fare della vostra vita o qual è la vostra missione o qual è il vostro scopo. Diciamo che in maniera approssimativa possiamo riuscire a capire qualcosa attraverso la nostra data di nascita, attraverso insomma, il segno, i segni zodiacali, la divinazione di carte, di oracoli, eccetera. E va bene, ma è sempre frutto di un qualcosa che appartiene ad ognuno di noi. Ognuno di noi è maestro di se stesso. Possiamo ascoltare storie altrui, possiamo confrontarci con gli altri, ma l'importante è trarre le proprie conclusioni. Senza dire io ho ragione e tu hai torto. Abbiamo ragione entrambi, perché ognuno vede una situazione, una parte di vita diversa, vissuta in maniera diversa, vissuta, come dire, appieno o meno. Io non posso dire no, esiste solo il bene. Non posso dire questo, perché non è così. Allora io posso vedere che in una parte di non bene c'è una parte di bene. Viviamo comunque nella dualità, giorno e notte, ma anche la notte, non è che di giorno c'è la luce e la notte no. La notte, per chi ha avuto la fortuna di fare un'esperienza del deserto, anche se non ci sono luci, come dire, luci artificiali, lì c'è una luce naturale incredibile, le stelle sono tantissime e si possono apprezzare in una maniera straordinaria. E allora come facciamo a dire che nel buio non c'è luce? Anche nel buio c'è luce. Come anche nella luce ci sono spazi di buio che vanno illuminati. È tutta una questione di come vediamo le cose. Lo so, perché tutti aspettano un messaggio dai propri cari. Hai ragione, Rosaria. Ok. Guarda, allora, Rosaria, innanzitutto, ok, voglio solo dirti che la tua Ersilia è molto contenta di qualcosa che avete fatto, che avete dedicato a lei. Hai ragione che lei vuole parlarti, ti invita ad ascoltarla. Ok, lei ti dice che ti porta messaggi in sogno, vuole dirti qualcosa in sogno. Stai facendo anche tu il tuo percorso, Rosaria. Voi proprio come famiglia, ok? State attenti in maniera positiva, attenzione ai segnali che lei vi manda e soprattutto alla sua bambina che lei guarda con grande amore. Vi ringrazia per quello che fate per lei. Allora, Donatella, dice, ciao Sonia, ogni tanto mi sento pungere la schiena, come se qualcuno avesse in mano un grosso spillo. Possono essere presenze? Donatella, allora, i nostri cari si manifestano nei modi più strani e bizzarri possibili. E diciamo che la schiena è un punto nevralgico di energie. Come qualcuno saprà, possiamo immaginare
tutta la nostra schiena, ok? Come se ci fossero sette punti, i punti energetici, i famosi chakra. E il primo è proprio quello sacrale, ok? Che ha un'energia rossa. E man mano che saliamo è come se si creasse un serpente energetico fino ad arrivare alla sommità del nostro capo ed è l'energia Kundalini. Quindi non so se tu pratichi yoga o stai imparando qualche disciplina o hai intenzione di approcciarti a questo tipo di energia. Puoi avere una risposta in tal senso. Quindi anche i nostri cari, quando abbiamo le sensazioni che ci toccano, ci solleticano i capelli, in realtà non è che loro ci muovono i capelli o ci punzecchiano così, loro accarezzano il nostro campo energetico. Poi a seconda di come abbiamo diciamo, il nostro sentire più sviluppato, quindi la ricezione di queste energie, allora lo sentiamo come una puntura dietro la schiena, ecco, sono sempre energie che tu avverti, Donatella. Allora, Caterina cara, allora, quello che io sento per te, ok, quello che io sento per te è che sei come un passerotto piccolino, spaventato. È come se fossi, come se ti fossi nascosta, come se ti fossi chiusa per proteggerti da un'eventuale ulteriore intensità di dolore che non vuoi provare e che cerchi di allontanare da te. Quello che sento per te e mi arriva da una persona anziana, una donna che ha un'energia materna, arriva ad infonderti tranquillità e pace. Ok, e ti vuole, arriva con una scopa e una paletta. Per pulire il tuo cammino, per pulire la tua strada, per renderti il cammino più meno pesante, meno difficile. È un momento questo. Uscirai da questa situazione. Ti viene chiesto di avere più fede. Ok. Tiziana, allora, la prima cosa che sento sono bambini, bambini. C'è un amore per questi bambini. È importante, ok? È importante per te prenderti cura di questi bambini. Non so se hai tuoi figli. Ma ti viene chiesto proprio di prenderti cura di loro. Sei una persona molto dolce. Perché ho la sensazione proprio, cara Tiziana, che quando anche ti avvicini alle persone o alle situazioni, lo fai con gentilezza. A volte anche con un po' di timore. Sei una persona molto delicata. Questo, ok, sento. Ma io sento anche tanto amore dall'altra parte e tanto, tanto sostegno.
Perché quello che conta in questo momento sono questi bambini di cui tu ti devi prendere cura. Allora, no, cara Antonella, certo che loro lo sanno che è la loro festa. Per loro le feste, i compleanni, gli onomastici, ma anche il momento, il giorno della, di partita, della partenza, va bene, anche quello per loro è un momento di festa. Lo so che può sembrare oltraggioso e brutto, ma in alcune situazioni, magari non in tutti, ma alcune cerimonie a cui ho preso parte, i funerali, e io ero imbarazzata perché a me veniva da ridere. Veniva da ridere perché io sentivo la gioia, sentivo festa e vedevo le persone che quasi dall'altra parte, no, non che ci prendevano in giro, ok, ma è come la prima cosa che fanno quando vanno dall'altra parte, ci rassicurano, ci dicono che stanno bene. La prima cosa che loro vogliono fare: stai calma, stai tranquilla, io sto bene, sono vivo, ci sono. Mi senti? Mi senti? Questa è la classica frase che continuo veramente a sentire spesso nei messaggi, quando vanno via, quando diciamo in alcune situazioni di là si rendono conto, quando di là si rendono conto che non hanno più un corpo fisico, alcuni dicono: ma come sono stato scemo? Ma veramente ancora credevo di avere un corpo? Io non sento dolore. Perché allora sto pensando di avere dolore? Questo può succedere anche e soprattutto a chi è andato via con la malattia e non accettava fino alla fine questo percorso e questo passaggio. E magari arrivano dall'altra parte che devono guarire quello che era un bisogno fisico e materiale, no? Quindi ecco, questa è un'impressione che raccoglie l'anima. Quando ci troviamo in quella terra di mezzo, in quel passaggio, è la nostra anima che sta trovando il modo di guarire. Ok, allora guarda, cara Antonella, il tuo papà ti sta dicendo proprio che ti devi prendere una pausa. Basta, stai correndo troppo. Ora ti devi fermare un attimo, devi fare qualcosa per te. Prenditi cura di te, amati. Ok, prepara la miglior torta alle mele. Non so perché, ma mi fa vedere questa torta con delle mele tagliate sopra. Prepara la migliore torta di mele che tu abbia mai fatto e pensa a me. E lui ti è vicino, cara Antonella, ti accompagna, e ti ringrazia, perché a volte magari lui si è anche un po', ha usato non parole forti, ha usato dei toni un po' forti, dice: scusami, grazie per quello che hai fatto per me. Allora, ok. Scusate. Allora, quello che vorrei. Ci tengo a precisare questa cosa. Noi
No, io non ho la facoltà e la possibilità di mettermi in contatto con chi voglio, okay, con chi mi chiedete. Lo vorrei fare con tutto il cuore, però non funziona così. Noi mettiamo un'intenzione con chi vorremmo parlare, ok? Perché siamo più di 90 persone e quindi per ogni persona che è collegata, immaginate che ce ne sono almeno due, tre. Quindi pensate un po' che folla di persone che c'è. E quindi vado su quello che mi attira di più. Ok, Stella, non so se ti chiami proprio Stella o è uno pseudonimo. Ma quello che sento per te, innanzitutto vedo proprio una capigliatura nera. Non so se tuo figlio avesse tanti capelli neri, ma la prima cosa che mi fa vedere sono questi capelli. E poi tuo figlio ti vuole dire che stai andando nella direzione giusta. È importante quello che stai facendo. Continua a studiare, continua e non fermarti, perché è una fase di apprendimento per te, importante. Ok, tieni aperta la mente e collegala al cuore, perché mamma, io ti mando proprio. Ti mando i segnali giusti che ti fanno capire qual è questo percorso. Non so se tu sicuramente stai studiando, stai facendo qualcosa per approfondire queste tematiche e tuo figlio ti è contento, molto contento di questo. Ti ringrazia. Perché sapeva che poteva contare su di te. Gli hai dato una possibilità, quella di farsi sentire e soprattutto quella di essere ascoltato, perché tu lo senti quando lui ti chiama, lo senti. E lui ti dice: mamma, ti amo tanto. Ciao, Fedora, ma quanto tempo? Tua figlia mi sta mostrando, allora innanzitutto ti voglio dire: mamma, stai serena, stai tranquilla, perché sono sistemata, mi fa vedere proprio questo, non so se è una treccia o comunque un modo di tenere i capelli sistemati e raccolti. Io vedo capelli chiari, c'è tanta luce dietro di lei, ok? E quello che mi colpisce tanto è proprio questo sorriso che arriva qua e ti irradia proprio con la sua gioia, e ti dice: mamma, io ti tengo per mano, so che ci sarà una nuova avventura per te, una nuova, non sfida, ma una nuova avventura, perché c'è qualcosa di così positivo, di così bello che sta per arrivare. E dice: mamma, non ti preoccupare perché io ti terrò la mano. Insiste su questa cosa dei capelli, ti dice: guarda, io ascolto il tuo consiglio. Non so se facevate battibecchi sui capelli o su qualcosa del disordine, ok? Ma lei ti dice: mamma, guarda, sono proprio come volevi tu, con i miei capelli sistemati, aggiustati e sono in ordine. Ed è bellissima.
Lei mi dice proprio: dillo alla mia mamma, sono bellissima. E non lo dice per vantarsi, ma ti vuole proprio infondere positività. È la parola proprio chiave nella tua vita, cara Fedora. Positività, luce e positività. Ti ama tantissimo, ti ama tantissimo e ha un senso di protezione quasi come se lei fosse la tua mamma. È lei che si prende cura di te. Allora, Joanna, Joanna, Joanna. Allora, tuo figlio mi fa, mi, ti dice, non mi dice, ma lo dice a te direttamente. Finalmente riesco a sentire i sapori, finalmente riesco a gustarmi quello che non so per quale motivo non sia poi riuscito a mangiare, qualcosa legato proprio al senso del gusto, ok? Allora, non riesco a risalire su. Tuo figlio ti chiede di non forzare le situazioni attuali. Ti chiede ancora un poco poco di pazienza. Sentiti attraversare da tutte queste sensazioni, da tutte queste emozioni che stai provando, ok? Perché è come mi fa vedere proprio il grigio che passa. Quindi è come se adesso ci fossero un po' di nuvole, ok? Un po' di grigiore nella tua vita. Ma lui ti dice: mamma, guarda, abbi un po' di pazienza, Joanna, abbi un po' di pazienza, perché passa, questo grigiore sta passando. Sta già passando, ok, mi fa proprio sentire il modo di approcciarti a questa situazione. Non pensare quando passa, quando passa, quando passa. Pensa che sta già passando. Ogni giorno che avanza è un giorno che passa questo grigiore. Pazienza e fede. Queste sono le tue parole chiave. Fede e pazienza. Ti manda un cuore gigantesco, enorme, grandissimo. Non ti lascia mai, mai, neanche un attimo. Lui ti accarezza i capelli quando stai dormendo. Sa, a volte ti vede che vai a dormire e hai gli occhi gonfi perché hai pianto tanto. Mamma, io ti abbraccio soprattutto quando sei lì nel tuo letto, quando ti addormenti. Tu puoi sentire il suo calore, la sua energia. Cara Joanna, tuo figlio ti prende per mano, ti accompagna in questo viaggio e ti ringrazia perché sei la sua mamma. Purtroppo non riesco a fermare più i commenti, quindi scorrono su e non li riesco a vedere. Allora, ripetiamo bene questa cosa. Ognuno di noi è un canale. Ognuno di noi può sviluppare, può ampliare quella percentuale di sensitività che ha, ok? Qualcuno lo farà per compito, per scelta, quella di mettersi a servizio degli altri, con abnegazione, con serietà, con sincerità, con amore, ok? Qualcun altro lo farà diversamente, va bene, ma sappiate che ognuno di noi possiamo creare una rete, perché magari qualcuno dice: io non riesco a sognare i miei cari, però magari per vie sconosciute
un mio parente può andare da una persona che non mi conosce, può dare delle indicazioni e se questa persona riesce a cogliere, va bene, questi segnali, questi messaggi, anche piccoli, va bene, perché noi, la verità è che noi chissà che cosa pretendiamo da loro, no? Questi messaggi lunghi, pagine e pagine, libri, ma anche quando nella metafonia loro mandano baci, ragazzi, è una sensazione indescrivibile, è un'emozione meravigliosa. Allora, quando quei baci arrivano alla mamma, arrivano al papà, arrivano alla sorella, e magari tu assisti, è come se quel bacio stesse arrivando anche a te. Perché, ragazzi, l'amore non si perde mai. Allora ricordiamoci che siamo amore. Possiamo sentire amore dentro di noi. Perché è l'unico linguaggio che loro riescono a parlare. Non importa le parole. Non importano le parole veramente. Noi possiamo pensare ai nostri cari. E in un momento vedere una scritta, ieri ho visto una scritta, ad esempio, c'era scritto Vale, ti amo. Al che ho detto, ok, faccio la foto e la mando. Era per una mia amica. Al che ho detto, guarda, mi faceva piacere mandarti questa foto perché sento che la tua mamma ti vuole dire qualcosa. In questo momento lei ti sta pensando e ti vuole dire che ti amo. Lei mi risponde e mi dice: ah, sai che ti stavo pensando, Sonia? Lui mi disse: e ricorre, c'è la ricorrenza della morte della mamma. Per questo vi dico: loro tengono alle ricorrenze, ma anche quando si tratta del passaggio, no? Di questo passaggio tra la vita materiale e la vita spirituale. Perché è sempre vita, si parla di vita. Per loro è festa, è un giorno di festa. E in molti messaggi in cui c'è sicuramente qualcuno che lo fa, si recano al cimitero e si pulisce proprio la parte, no? La lapide, si passa lo straccio, si pulisce lo stoffinaccio, si improfuma, si mette il profumo su questi fiori secchi, su questi fiori finti. Va bene, lo sapete che loro ci ridono su questa cosa? Loro ci ridono. Non è che loro ci prendono in giro perché ci vogliono offendere, ma a loro va bene. Perché serve a noi. Loro non sono lì dentro. Anche quando ci sono le diatribe, no? Su che facciamo? Cremazione, non cremazione. Lo mettiamo là, lo mettiamo qua. Loro va bene. Loro ringraziano quel corpo, che è stato uno strumento importante nella loro esecuzione di quello che era il compito, il progetto, ma vanno avanti. Ops, c'era un... Ah. Vediamo se lo riesco a recuperare perché secondo me c'era una domanda. Vediamo se lo riesco a recuperare dal computer perché c'era una cosa interessante a cui volevo rispondere. Allora, nel frattempo è arrivata una specie di farfallina sullo schermo del mio computer mentre parliamo. Ok, allora. Vediamo un attimo se riesco a trovare. Allora. Perché era interessante secondo me. Vediamo un pochino. Grazie, ma quanti complimenti, ma non dovete. Poi mi monta la testa. Ha nominato una sera, probabilmente eri tu. Puoi ascoltare la registrazione. Sì, era Stella Cielo. Sì.
Ok. Mannaggia, peccato che non riesco a reperire questa cosa. Io quando c'è la ricorrenza della morte di mio cugino vado con la mia famiglia a bere una birra come piaceva a lui. Benissimo! Brava Luciana! Ritroveremo i nostri animali? Ma certo, assolutamente sì! Anche loro hanno un'anima, anche loro riescono a mettersi in contatto con noi e sicuramente qualcuno di voi, anche durante la notte o durante, non so, in un momento un po' più tranquillo, li sentite bere o li se sentite i passetti, sentite quel modo, sentite proprio il modo in cui arrivavano da voi ad accogliervi, ma li sentite. Stefania, io festeggio sia la nascita terrena che il suo andare nell'oltre. Il giorno dell'oltre è una grande festa. Guarda che, ok, Stefania, per te è molto importante, la verità, ok? Il fatto di essere, ok, sei una tosta, ok? Ti sento proprio bella combattiva, e va bene, ma anche se qualche volta hai un attimo come un crollo, non è nascondere, accetta anche questo di te. Tuo figlio è molto orgoglioso del lavoro che stai facendo. Mi raccomando, ti dice mamma, fidati al tuo intuito perché difficilmente sbaglia. Sai bene dove vuoi andare e qual è la strada che devi percorrere. Lui, guarda, veramente ti dice, cara Stefania, che non devi fare poi così tanta strada. È proprio il tuo intuito molto, molto sviluppato. E sei veramente in grado di metterti in contatto con quella parte più intuitiva di te. Usa questa cosa a tuo vantaggio. E stai facendo passi da gigante. Brava, brava, brava. Fedora, vero? Parlavate sempre dei capelli? Ho letto di sfuggita. Ok. Che bello, Tina. I nostri figli non smettono mai di amarci. Mai, mai. Possono succedere le cose più brutte in questo piano, veramente. Ma dall'altra parte è un legame madre-figlio, padre-figlio che non si può spezzare. Grazie Mirella, ma tutto questo è possibile solo grazie a voi, non a me. È la vostra energia, è la nostra comunione insieme. Poi magari fate caso che ognuno di noi può stabilire una sorta di linguaggio con loro, con i nostri cari, perché magari qualcuno dice io quando penso a mio figlio, vedo farfalle e loro si fanno vedere le farfalle per farci capire che sono loro. Qualcuno vede gabbiani e anche i gabbiani si manifestano d'estate, in inverno, idem per le farfalle. Qualcuno con le mosche? Sì, anche con le mosche? Sì. Ci prendono in giro? Magari qualche persona che era un po' più fastidiosa, allora ci sentiamo questo ronzio nelle orecchie? Sì, si manifestano anche così. I classici, io li chiamo classici, ma sanno usare benissimo i telefoni cellulari, sanno usare benissimo le canzoni. Oggi c'è tutto senza, come dire, è tutto con wifi, è tutto senza fili, questa rete digitale.
E quindi loro si insinuano, no? Nei video, nelle foto. Stella, ho avuto un'interferenza e non so se mi hai dato un messaggio di mio figlio. Sì, Stella, sì. No, ma non ti preoccupare, doveva andare così. Evidentemente, come stavo appena dicendo, probabilmente tuo figlio ha trovato il modo di farsi sentire da te con questa interferenza. Bellissimo. No, Angela. Allora, cara Angela, tu come altri, no? Meriti l'aiuto di cui hai bisogno. E Angela Saguto, chiedi aiuto. E quando ci sentiamo così male, quando vediamo questo periodo nerissimo, quando sentiamo l'ansia dentro di noi, è perché? Perché sentiamo questo moto, questo scorrere, questo movimento che va più veloce di quello che è il nostro pensiero, di quello che sentiamo. Rallentiamo, respiriamo. E qualche cosa che ci può aiutare o essere abbracciati in quel momento, o bere qualcosa di caldo, e soprattutto possiamo trovare un momento quotidianamente, quando io parlo di fare un lavoro su noi stessi, intendo proprio, lavorare tutti i giorni. Che possano essere 5 minuti, 10 minuti, un'ora, 2 ore, ma incominciare con o il silenzio o la calma interiore con musica classica, musica rock, va benissimo, o anche la musica latinoamericana. A volte siamo così chiusi nel nostro dolore, ci ancoriamo talmente tanto adesso e diventiamo come delle cozze su uno scoglio. Avete presente la cozza quando si aggrappa allo scoglio? Ok, diventiamo così. Che facciamo difficoltà a lasciarci andare questo peso, questo macigno? Allora abbandoniamoci alle sensazioni belle, perché non è una colpa essere felici, perché sorridere, nonostante stiamo vivendo nel dolore, non è un crimine. I nostri cari arrivano da noi quando noi siamo sereni, quando sperimentiamo anche per un secondo gioia, serenità, pace, amore, perdono. Tutti meritano perdono, tutti. Anche il peggiore assassino. Quindi scendiamo dal piedistallo, guardiamoci negli occhi. E incominciamo a perdonarci. Incominciamo a darci una, 10, 100, 1000 possibilità. Perché nulla è impossibile. Come possiamo cambiare il mondo? Così, perdonando noi stessi. Accettiamoci per come siamo, non ci giudichiamo e proviamo a perdonare anche gli altri qualche volta, anche se fanno una sciocchezza. Perché probabilmente anche noi ne abbiamo fatte e ne faremo. È da accettare. Allora, non come diceva il piccolo principe. Ora, perché una rosa mi appunto non significa che anche le altre siano cattive. Quindi la rosa ha solo quello per difendersi dal mondo esterno, perché è indifesa, ha le spine, ma stanno lì per fatti loro. Allora, se noi impariamo a toccare le situazioni, impariamo a porci in maniera diversa, proviamo a tenere un pochino più giù questo senso di rabbia, questo senso di colpa, proviamo invece a volerci più bene, proviamo a dire, ok, è vero, fino ad oggi ho sbagliato, commetterò altri errori perché non esiste la perfezione. Va bene così, va
domani è un altro giorno e domani avremo altre mille possibilità. Oggi ne abbiamo avute 999. Va bene, domani ne avrò uno in più. E se sbaglio, pure quell'unica possibilità ho vissuto. Per questo loro ci dicono sempre dall'altra parte, la vita vale la pena di essere vissuta, anche se è imperfetta, anche se fa soffrire. Non esiste l'inferno, non esiste il paradiso. C'è il mondo dell'essere e lo costruiamo noi, dentro noi stessi. Quindi tutto quello che sentiamo, tutto quello che percepiamo, tutto quello che riceviamo oggi, in questo momento, facciamone tesoro, lavoriamoci su, perché non c'è nessuno, nessuno che ci bacchetta o che ci giudica e ci butta via lì da qualche parte, ma siamo noi che lo facciamo quando permettiamo a qualcuno di porsi in una certa maniera. Quindi anche se magari rispondiamo male, proviamo un attimo dopo a capire a mente calma. Perché abbiamo reagito in quel modo? O perché magari quella persona ha reagito in un determinato modo con noi? E proviamo a sviluppare un po' di compassione. E dico questo perché, ripeto, sui social, quello che si legge, quello che si vede, quello che viene proprio, io dico, vomitato, perché sputare sentenze in ogni dove. Basta anche il semplice articolo di giornale per sputare sentenza su chiunque. Ma noi non abbiamo vissuto quella vita di quella persona, non sappiamo, non abbiamo il diritto di sapere. Probabilmente per quella persona è implicato anche un processo di giudizio, da parte di altre persone, ma noi. Perché dobbiamo arrogarci il diritto di essere migliori di qualcun altro o peggiori di qualcun altro? Noi siamo quello che siamo. E non perché lo diciamo, ma è quello che facciamo. Le azioni che noi facciamo definiscono chi siamo. Perché quello che noi facciamo, lo facciamo perché lo pensiamo, perché lo sentiamo. Possiamo mascherare le parole, possiamo cambiare, no? Possiamo mentire. Ma il nostro sentire, il nostro cuore lo sa che stiamo mentendo in quel momento. Quindi partiamo da noi stessi, facciamo pace con noi stessi e possiamo anche dirci: sono stata brava oggi, domani darò meglio, farò di meglio. Ok, Vera. Allora era la tua Giulia. Sì, allora era la tua Giulia che ti diceva che avevi tutto sotto controllo e che sistemavi il posto in cui l'hai sistemata. Perché ti dice che ti aiuta a liberarti. Dall'impossibilità di perdonarti. Guarda, lei ti poggia proprio le mani sul cuore e ti vuole liberare, liberare, liberare. Ti vuole perdonare, ma lo devi fare anche tu per te stessa. E poi vedo del viola, ho dei fiori viola come della lavanda, ho perso il commento, non ricordo il nome, però vedo della lavanda. Allora, Luca, perché dici che è colpa mia? Dici perché è colpa tua? Quando mia Alessio mi dice che mi ama, mi rende la persona più felice. Luca, perché dici che è colpa tua?
Diciamo che c'è un po' di tristezza generale. Guardano, e sai perché? No. Guarda, la nostra anima sa quello che la nostra mente ignora. È la scelta anche di come noi scegliamo come andarcene. E quindi a volte c'è chi vuole andarsene in braccio ad un proprio caro o no. Anche no, per qualcuno è più difficile andarsene quando c'è la persona che loro amano, perché non vogliono vederla soffrire. E riuscirai a perdonarti, caro Luca. Adesso ti sembrerà lontano, ma c'è tanta felicità che ti aspetta. Non è colpa tua, Luca. Non è colpa tua. Io sento veramente che ti porge una rosa rossa, vellutata, rossa, passionale, meravigliosa. Doveva andare così. Probabilmente questa persona non era consapevole in quel momento, ok? Ma dopo sapeva che era così che doveva andare. Caro Luca, in bocca aiuto. Sei guidato e imparerai a perdonarti. Ti manda tanta energia dorata. Vedo proprio come se tu, caro Luca, fossi immerso in un bagno d'oro, colore dorato, 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 su tutto il corpo. Sento tanto, tanto amore per te. Bellissima Elisabetta, odori la lavanda e i fiori viola. Ok, Chiara, va bene. Se non senti il bisogno di andare lì, al cimitero va bene. Loro sono ovunque, anche se magari qualcuno di voi ha conservato, non so, un orologio o una felpa rossa o un vestito di seta lungo. Nell'armadio, sono monete, anche delle monete. Se c'era qualcuno che faceva la collezione delle monete, mi arriva anche questo. Loro restano la loro energia impressa in quegli oggetti. Ci siamo presi tutti per mano questa sera. E comunque vi prenderete per mano insieme anche ad altre persone, perché non ci immaginiamo come il singolo che viaggia, ma noi siamo un gruppo di persone, siamo tantissimi in viaggio tutti insieme, verso mete sconfinate. La vita non è solo questo, non è solo dolore, non è solo materia. Dobbiamo imparare, siamo studenti, stiamo imparando lezioni dure, difficili, ma non ci chiudiamo perché questo mondo ha bisogno di una visione nuova, ha bisogno di un'apertura di cuore, sincera, da parte di tutti, che parte dal piccolo.
Ringraziamo dunque ogni giorno per quello che abbiamo, per quello che facciamo e dedichiamo un pensiero d'amore anche agli altri che magari non hanno la nostra stessa situazione, perché anche se io soffro non è detto che un'altra persona sia meglio di me, può essere che sta peggio di me. Allora io non mi posso sentire superiore nel dolore. Ecco, anche nel dolore bisogna essere equilibrati, ma lo dobbiamo capire, lo dobbiamo comprendere e dobbiamo essere disposti a scendere, come dire, al giusto livello con noi stessi. Non ci guardiamo da troppo, troppo in alto, ma guardiamoci negli occhi, ad altezza pari. Facciamo in modo che le conversazioni col mondo spirituale, io lo chiamo mondo, lo so che sbaglio, ma va bene così, cerchiamo un attimo di non cadere nel vortice della dipendenza dei messaggi. Cerchiamo di sforzarci un pochino in più per sentirli, perché nessuno conosce meglio di noi stessi il proprio figlio o il proprio marito o il proprio genitore, che a volte si presentano quando andiamo da un medium, si presentano e magari noi non ci aspettiamo che si presentano nel modo in cui ci è stato descritto dal medium, perché magari noi chissà che cosa vorremmo sapere. Quindi se facciamo questa pratica tutti i giorni, incominciamo ad ascoltarci, incominciamo a meditare un pochino, a pregare per chi prega, e ha il suo rito, no? Quotidiano, ma almeno un pensiero, un minuto, anche se siamo alla fermata dell'autobus e stiamo aspettando, cerchiamo di guardarci intorno, anche se percorriamo la stessa strada da 30 anni. Sicuramente ogni giorno vedremo un dettaglio nuovo che prima non abbiamo visto. Vi potrete stupire davvero di quante cose l'universo ha in serbo per noi e che sono solo lì, dietro quella porta. E se noi apriamo quella porta, non si torna indietro. Quando scegliamo di abbracciare la strada della consapevolezza, noi riusciremo a carpire la realtà che riscontriamo, la verità, la nostra verità, quella che sentiamo dentro di noi, impariamo a darle voce e non c'è cosa più bella, ve lo posso assicurare, tra mille dolori non c'è cosa più bella. Smettiamola di chiederci perché, veramente, smettiamola, cerchiamo soltanto di andare avanti. E non restiamo fossilizzati nel dolore, perché tutto passa, anche il dolore più brutto, più aspro, più duro passa, perché questa vita materiale, questa vita terrena finisce, è un ciclo che si chiude. Allora, se vogliamo arrivare pronti dall'altra parte, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo qua. Angela, certo, sì, anche i bambini che hanno poche settimane di vita o mesi di vita o che muoiono, diciamo, nel grembo materno, certo che vivono, ma certo, sono esseri purissimi, sono esseri di luce meravigliosi, che avevano bisogno solo di un piccolo contatto con la materia, non avevano bisogno di sperimentare, grandi sfide, avevano bisogno di poco. A me da quando ti ho conosciuta, il messaggio di Ersilia e mia mamma mi ha detto sempre cose vere, sempre. E non sai che gioia sento. La gioia è mia, Rosaria. E sono ancora più contenta quando vedo che ognuno riesce a sentire i propri cari in maniera
semplice, in maniera autonoma, in maniera amorevole, veramente, ma non per dare lezioni agli altri, ma proprio per avere questo riscontro, anche con le piccole cose, veramente. Qualcuno mi dice no, ma io non ho questa capacità, io non ho questa predisposizione, io non ci riesco. No, non è così, non è così. Caterina, quando si arriva di là si può vivere per sempre insieme? Certo, sì, è una condizione diversa da quella che noi pensiamo, perché non siamo separati, ma siamo uno. Siamo uno e non abbiamo bisogno del linguaggio, delle presentazioni, come per dire facciamo l'accoglienza tipo. Non è che arriva qualcuno dall'altra parte con il cartello che aspetta il nome del trapassato che sta arrivando. Si arriva a un momento di festa, di gioia, di amore, ci si riconosce solo col pensiero, con il cuore. Non c'è bisogno di parole, di presentazioni, di nomi o di come te ne sei andato. No, niente di tutto questo. Arriviamo lì perché noi continuiamo ad essere in qualsiasi momento, in qualsiasi vita, oltre il tempo, noi ci siamo, esistiamo, esistiamo qua, esistiamo là, ci siamo e ci siamo da milioni e milioni di anni e continueremo ad essere per milioni e milioni di anni. È il rapporto che noi non riusciamo ad accettare con la morte e con la fine, diciamo, di questo ciclo di vita. Io faccio sempre l'esempio, immaginate di non dormire mai, restate sempre svegli e guardate il mondo, l'universo che va, che gira. Il giorno diventa notte, la notte diventa giorno, le stagioni cambiano, ma è tutto un eterno ciclo, inizio, fine e si ricomincia di nuovo. Francesca, benissimo, probabilmente tuo marito ti ha fatto sentire che c'è e ti ha accarezzata e tu hai sentito questa carezza come un brivido di freddo. Luciana, sì, la vera vita è di là, ma per comprendere che di là è vera vita dobbiamo capire anche questa vita, che valore ha, nonostante tutto. Una volta ho sentito mio padre che mi disse questa frase: cerca di lavorare bene perché così eviti tanta strada. Mi stanco per quanta strada sto percorrendo. È vero, Elisabetta, è vero. A volte pensiamo che per il troppo dolore in questa vita decidiamo di seguire i nostri figli, i nostri cari, e in modo anche brutto, vabbè, ci decidiamo di mettere fine alla nostra vita terrena. Poi andiamo di là, capiamo che siamo ancora vivi e capiamo che non possiamo raggiungere i nostri cari, i nostri figli, i nostri mariti. E quindi dobbiamo fare un percorso per costruire, per ricostruire il nostro sé. Quindi raccogliere i pezzettini e lavorare, lavorare ancora. Quindi meglio lavorare laddove c'è più possibilità di sperimentare. Questa è la scuola più brutta. Se vogliamo dire tutta, è la più brutta. Perché ci sono tante cose che nella materia non vanno, che non possiamo accettare, ma che accadono comunque per ragioni sconosciute, perché c'è qualcosa che va riequilibrato. Sarà ancora così. Ma non dobbiamo perdere la luce dentro di noi, non dobbiamo perdere la speranza. E dobbiamo essere piccole lanterne che viaggiano e illuminano quelle zone d'ombra, quelle zone un po' buie. Questo è meglio di qua. Mattina ho sognato mia mamma. E io le domandavo se era tutto a posto, ma non mi rispose. Questa cosa mi ha turbato, come mai? Allora,
Diciamo, caro Giorgio, che loro di là sono come un po' a volte criptici, nel senso che non amano raccontare proprio tutto, ok? Probabilmente le hai fatto una domanda scontata. O c'è qualcosa che tu stai, come dire, hai elaborato nel tuo sogno, ma non è una sua risposta. Il fatto che lei non ti abbia detto niente non significa che fosse turbata. Questo stato, diciamo, turbato era tuo, è tuo, perché pensi che lei non si trovi bene per qualche motivo, ma non è così. Non è così. Lei ti è vicino, caro Giorgio, e vuole aiutarti, a scavare a fondo dentro di te. Per tirare fuori quelli che sono i tuoi doni spirituali. Quindi questo senso dell'essere turbato non appartiene alla tua mamma. Lei continua a guardarti, non so se perché fosse severa, ma le piacciono le cose esatte. E sarà bellissimo, Rosaria. Sicuramente arriverà nei tuoi sogni, come tutti. Ok. Allora, io devo. Il nostro tempo a disposizione è già terminato, purtroppo. È già finito. E ci rivediamo con voi a luglio. Quindi avremo due dirette in un mese. Sia a luglio che ad agosto, quindi saremo in compagnia. E vi chiedo di mandare amore prima di chiudere la diretta. Vi chiedo di mandare amore a noi stessi, vi chiedo di mandare amore a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo un momento di difficoltà e che si trovano ad affrontare qualcosa dispiacevole, e soprattutto vi invito a pregare per i bambini, per tutti i bambini di tutto il mondo, di tutti i bambini di cui si parla, ma anche di quelli di cui non si parla, di quelli che non hanno la possibilità di parlare e di raccontare la loro storia. Sono immensamente grata per questa diretta. Immensamente grata a voi e al vostro coraggio. Vi auguro una buona notte e una piacevole giornata per domani. Un abbraccio.